Proseguiamo la nostra carrellata relativa ai trattamenti termici e ai trattamenti termochimici di diffusione con l'ultimo tipo di trattamento termochimico di diffusione, che è appunto la nitrurazione. La nitrurazione è un procedimento nel quale l'elemento chimico che viene fatto diffondere all'interno dell'acciaio è l'azoto e non il carbonico, come abbiamo visto nella lezione precedente. Azoto che può penetrare grazie a una serie di reazioni che avverranno all'esterno del nostro manufatto, e le condizioni di trattamento sono decisamente diverse rispetto a quelle del nostro carbonio durante la cementazione. Molto più bassa la temperatura, guardate lì, 500-520 gradi, fra poco vediamo anche il motivo. La durata di conseguenza è molto più lunga, a fronte delle 2-3 ore della cementazione, qui stiamo parlando di circa 50 ore. I motivi sono molto semplici. Non si va più sotto, perché se andassimo ancora più sotto avremmo a che fare con un acciaio che si nitrurerebbe in 100 ore, 150 ore, avremmo temperature durate veramente eccessivamente lunghe. Non si va a temperatura più alta, perché se guardiamo il diagramma ferro-azoto c'è intorno ai 590 un protettoide che si chiama braunite fragile che si viene a formare. Quindi non si va troppo sopra, altrimenti si forma questo costruente strutturale che infragilisce notevolmente il nostro strato nitrurato, e questo è un altro degli aspetti che non possiamo accettare. Possiamo avere diverse tipologie, qua ne vediamo solamente alcune: nitrurazione in bagno di sale, nitrurazione gassosa, ionica. Ora vedremo insieme molto vagamente, molto leggermente, come si svolgono queste procedure. Ma la cosa importante da dire è che al termine del processo produttivo, del trattamento termico, si possono ottenere durezze di addirittura fino a 1350 Vickers, che sono valori altissimi, con un valore dello spessore nitrurato però decisamente più basso rispetto a quello della cementazione. Se nella cementazione eravamo nell'ordine del millimetro, qui siamo un ordine di grandezza più in basso. Questo è dovuto al fatto che la temperatura è talmente più bassa e la diffusione è talmente più lenta che andiamo appunto a poter nitrurare spessori decisamente più bassi. Nella nitrurazione gassosa abbiamo una miscela di gas di ammoniaca ed azoto. Ad alta temperatura l'ammoniaca si decompone in azoto più idrogeno, e a questa temperatura, compresa tra 500 e 550 gradi, per tipicamente una cinquantina d'ore, anche se poi in realtà esiste una, quella si chiama nitrurazione leggera, dove in realtà si fa per qualche ora, aiuta la resistenza a fatica, ma diciamo la nitrurazione classica è intorno alla cinquantina d'ore, cioè circa 2 giorni. Vediamo che il risultato finale è la costituzione di uno strato nitrurato che si compone di una zona di combinazione e di una zona di diffusione. Tutte le nitrurazioni vi portano a questi due strati, in realtà uno in sequenza all'altro. Non vi aspettate delle pellicole che potete staccare, si tratta di strati contigui e dove c'è una transizione lenta da uno all'altro. La zona di combinazione, normalmente molto sottile, in questo caso con la nitrurazione gassosa tra 5 e 30 micron, è la zona dove si vengono a formare i nitruri, che sono quelli che ci danno una durezza molto molto alta. La zona di diffusione, dove abbiamo l'azoto che rimane in soluzione solida interstiziale, ricordiamoci, come metalloide, un po' come il carbonio sostanzialmente, vi dà un contributo alla durezza, ma non così forte come quella di combinazione. E abbiamo anche un po' di nitruri o carbonitruri di cromo e alluminio che possono precipitare, ma non in una quantità così estesa come nel caso della zona di combinazione. Nitrurazione liquida, in questo caso abbiamo sali fusi che sono cianuri alcalini, la temperatura è un pelo più alta, ma neanche tanto, 570. Vediamo la sequenza di decomposizione che vediamo qui, ma vi ripeto, questa non dovete saperla a memoria assolutamente, e anche in questo caso otteniamo una zona superficiale di 10-20 micron contenente carburi, leggermente diversi dai precedenti, ma che hanno sempre lo stesso ruolo, e una zona di diffusione che è un po' più spessa, ma che ha un contributo decisamente inferiore alla durezza stessa. Infine, nitrurazione ionica, in cui c'è un plasma che con una scarica elettrica produce appunto un incremento della diffusività addosso del nostro pezzo da nitrurare, che può entrare all'interno in questo ambiente di azoto e ammoniaca a bassa pressione. Qui vi ho dato solamente dei cenni di alcune modalità di nitrurazione, ma vi ripeto, poi dal punto di vista impiantistico tante sono le brevetti che esistono, e aggiungerei anche tante sono le combinazioni fra cementazione e nitrurazione che possono essere adottate per incrementare la nostra durezza superficiale, tant'è che parleremo di carbonitrurazione,
processi di arricchimento di carbonio e azoto in condizioni più vicine alla cementazione, o di nitrocarburazione nel caso in cui abbiamo processi di arricchimento superficiale di azoto e carbonio, ma più vicine alla nitrurazione. D'accordo? Per quanto riguarda gli accedi alla nitrurazione, la situazione è un po' diversa rispetto al caso della cementazione. Se vi ricordate, nella cementazione avevamo dei limiti molto precisi. Carbonio basso, sotto lo 0,2%. Carbonio basso è un'indicazione molto forte in realtà, nel senso che sì, io posso anche cementare un acciaio che ha lo 0,1% di carbonio, ma oltre ad avere cementato, io devo anche avere una zona interna bonificata, un cuore bonificato bene. Se io ho solo poco carbonio, il nostro acciaio prenderà raramente tempra, avrà difficoltà a bonificarsi in maniera efficace nel suo interno. Nel caso della nostra, e quindi di conseguenza nella cementazione, sebbene io possa cementare anche acciai non legati, ma tipicamente se poi un acciaio da cementazione è buono, un po' di elementi chimici ce li devo mettere perché mi spostino verso destra le curve CCT e darmi una buona temperabilità. Nel caso della nitrurazione non ho questi limiti. Se vediamo questo elenco qui in basso a sinistra, l'elenco è praticamente infinito, si può nitrurare praticamente qualsiasi cosa. Quindi in realtà io posso adottare il procedimento di nitrurazione per incrementare la durezza superficiale del nostro acciaio e non ho particolari prescrizioni che mi impediscano la presenza di un elemento piuttosto che un altro. Se poi voglio invece degli acciai che vengono prodotti proprio per ottimizzare il processo di nitrurazione, per incrementare questa durezza superficiale con una bella base, bella tenace, con un bel cuore bella tenace, gli acciai da nitrurazione sono quelli che vediamo rispettare questi limiti compositivi, ovvero un alluminio fra 0,3 e l'1%. L'alluminio è un elemento molto strano. Perché è strano? Perché tende a segregare? Perché tende a segregare? Perché c'è una differenza di temperatura di fusione molto spinta, 1538 il ferro, 670 l'alluminio, quindi la probabilità di avere segregazioni chimiche molto spinta. L'alluminio reagisce molto con l'ossigeno, quindi proprio produrre la colata senza che si perda alluminio sotto forma di allumina, alle 2 o 3, è piuttosto difficile. Cromo sotto il 3%, molibdeno fra 0,2 e 1% e talvolta titanio e vanadio in percentuali più basse. Però perché questi elementi? La ragione è abbastanza semplice. L'alluminio forma nitruri molto duri, molto piccoli, molto buoni dal punto di vista dell'incremento della resistenza alla penetrazione, dell'incremento della durezza superficiale. Il cromo, anche lui, dà un suo contributo alla durezza formando nitruri ottimi da questo punto di vista. Quando dico ottimi, parlo sempre sia della proprietà meccanica del nitruro stesso, sia degli aspetti morfologici, cioè piccolini, ben distribuiti, non localizzati al bordo grano. Questo gli do diciamo l'attributo ottimi. In realtà tutte le volte che abbiamo a che fare con il cromo e c'è un processo che può implicare un rinvenimento più o meno lungo intorno ai 500-600 gradi, ci deve sempre stare del molibdeno. Vi ricordate il problema della fragilità del rinvenimento? La permanenza a 500-570 gradi per 50 ore non è nient'altro che un rinvenimento e quindi un po' di molibdeno non gli fa male laddove ci sta del cromo. E poi titanio e vanadio, anche loro tendono a formare nitruri molto duri, molto buoni dal punto di vista di incremento delle proprietà meccaniche, e quindi in realtà ci possono anche essere in questi acciai della nitrurazione. Quello che va detto in realtà è che cos'è? Beh, c'è un aspetto oltre al processo di per sé, oltre alle condizioni termiche eccetera, c'è un aspetto che va stressato abbastanza bene, e cioè nel caso della nitrurazione noi parliamo di quello che è l'ultimo trattamento applicato al nostro acciaio. Nella cementazione, se vi ricordate, avevamo la cementazione, poi o lo raffreddavamo lentamente oppure andavamo direttamente in tempra. La tempra non bastava, bisognava fare un rinvenimento, il rinvenimento non vi bastava, bisognava fare una distensione, cioè quindi avevamo tanti trattamenti termici che venivano applicati dopo il processo di cementazione. Nella nitrurazione invece questo è sostanzialmente l'ultimo processo che viene adottato sul pezzo, che a questo punto deve partire da una situazione strutturale quasi finale. Che voglio dire? Se io voglio un pezzo bonificato e quindi nitrurato, come dovrà essere la nostra microstruttura al termine prima della nitrurazione? In effetti,
effettuare una bonifica prima di una nidrazione non è indispensabile, perché la bonifica tempra più un rinvenimento, ma la permanenza a 500, 520 gradi, 570 gradi per 50 ore è a tutti gli effetti un rinvenimento. Quindi in realtà io posso niturare un pezzo solo temprato. Durante il processo di niturazione la mia superficie, grazie alla presenza dell'ambiente che mi dà azoto, si niturerà. Il cuore si bonificherà e quindi complessivamente io avrò che l'intero manufatto subirà il completo trattamento ottimale per il cuore e per la superficie. Se andiamo a vedere i vantaggi e svantaggi della niturazione rispetto alla cementazione, guardiamo un po' i vantaggi della niturazione rispetto alla cementazione. La niturazione vi dà una durezza nettamente più alta, può arrivare a 1200 Vickers rispetto a 700 Vickers. La cosa abbastanza evidente, diciamo che poi possiamo avere degli incrementi sulla cementazione se abbiamo degli elementi carboligeni che ci formano carbone, insomma questi sono i numeri che possono essere ottenuti. Il valore di durezza nel caso della niturazione, e lo vediamo qui sotto in questo diagramma in basso a destra, il valore della durezza è invariante fino a circa 500 gradi rispetto alla durezza della cementazione, che è invariante fino a circa 200 gradi. Perché? Per se vi ricordate, abbiamo sempre detto che al di là dei problemi di ossidazione a caldo, al di là dei problemi di creep, il vero limite di qualsiasi processo, di qualsiasi utilizzo di un acciaio, di qualsiasi lega, è l'ultimo temperatura di trattamento. Quello è un limite imprescindibile, poi ci sono gli altri limiti. Bene, ricordiamoci che nel caso della niturazione, essendo questa l'ultimo trattamento, l'ultima temperatura di trattamento è 500 gradi. Nel caso circa, chiaramente. Nel caso invece della cementazione, noi sì, abbiamo la cementazione a 900 gradi, quindi potrebbe essere quello inteso come ultimo, no, perché dopo abbiamo il rinvenimento a 600 e poi abbiamo la distensione è a 200 gradi centigradi, quindi in realtà se vediamo l'evoluzione della durezza per differenti temperature di rinvenimento, vediamo che questa rimane costante nella trattazione a circa 500 gradi e invece nella cementazione decade abbastanza rapidamente, perché andando più sopra della distensione perdiamo le caratteristiche che avevamo messo a punto grazie appunto al processo un po' più complesso. Nel caso della niturazione possiamo utilizzare praticamente tutti gli acciai, qui c'è messo la bonifica, ma si possono niturare anche acciai inossidabili, si può niturare praticamente qualsiasi cosa. Nella cementazione c'è l'obbligo di avere acciai a basso carbonio, il che vuol dire che io posso anche cementare un C10, che come scriveremo nella lezione di oggi è un acciaio che ha lo 0,1% di carbonio, ma in realtà se non ci metto dentro un po' di elementi chimici che mi danno un po' di tenacità, il risultato sarà pessimo dal punto di vista poi delle proprietà meccaniche del cuore e della superficie del manufatto. Ultimo vantaggio della niturazione rispetto alla cementazione: durante il processo non ho alcun rischio di surriscaldamento. Il processo si svolge a 500 gradi, non c'è nessun rischio che si ingrossi eccessivamente il grano. Sì, sto a 50 ore, però oggettivamente la temperatura è talmente bassa che il grano è difficile che si ingrossi oltre un certo limite. Inconvenienti, scusami, è partito un altro. Inconvenienti della niturazione rispetto alla cementazione: lo strato indurito è molto più sottile, il che vuol dire che cosa? E beh, sempre l'effetto cioccolatino, un cioccolatino che abbia una superficie molto dura ma molto sottile rispetto a un cuore un po' più morbidino, posso sfondarlo molto facilmente con lo strato indurito. Quindi in realtà il rischio di sfondamento nel caso della niturazione è un po' più, come dire, elevato. Il ciclo di lavorazione è più lungo, cementazione 2-3 ore, 50 ore nella niturazione, vuol dire un impegno della macchina molto più lungo, è una cosa che costa questa. Costa anche l'energia, ma costa anche l'impegno di attrezzature piuttosto costose e di fluidi piuttosto costosi. Si ha la necessità di utilizzare acciai legati. Qua sembrerebbe una contraddizione quello che ho detto prima. Io vi ho detto che possiamo addirittura qualsiasi cosa, ma c'è un obbligo. No, non c'è l'obbligo in realtà. È che se io voglio 1350 Vickers, devo dargli degli elementi chimici che possono formare nituri buoni, chiamiamoli così. Quindi in realtà non è che sia indispensabile, ma se voglio quelle durezze così alte, devo andare a mettere elementi chimici che possono reagire con l'azoto. Nel caso in cui non ci sia il molibdeno e ci sia del cromo, il rischio della fragilità di rinvenimento è altissimo, perché 50 ore a 500-550 gradi portano a rischi molto elevati di fragilità di rinvenimento e quindi in realtà il pezzo si infragilisce.